ritorno in quest'aula dopo esserci stato da lettore dell'Ateneo, ma soprattutto dopo 2 anni di una pandemia che è una pandemia che ci ha fortemente provato e che noi dobbiamo ricordare non si è ancora esaurita, quindi il nostro impegno e la nostra responsabilità deve essere ancora vivo proprio per dare una risposta a quelli che sono i bisogni delle persone. Ma sono particolarmente felice perché guardare davanti a me questa platea di giovani laureati con il loro talento, la loro emozione, le loro competenze, penso che sia la più grande soddisfazione che ognuno di noi può avere. E quindi vi ringrazio veramente per l'impegno che avete messo nello studio, per i risultati che avete raggiunto e soprattutto per l'impegno che metterete nella vostra professione, che è una delle professioni non solo più belle, ma più importanti per il bene che porta alla collettività. E oggi noi ci incontriamo per un momento importante, quello del giuramento, che significa anche l'ingresso nel mondo della professione. Io prima si ricordava che questi 2 anni sono stati 2 anni molto importanti dal punto di vista dei cambiamenti che sono avvenuti nel mondo della sanità. Io li ho vissuti molto velocemente perché sono stato anche ministro in questo periodo. E proprio nei mesi più duri, più difficili della pandemia, siamo riusciti a sbloccare una situazione che era ferma da tempo, quella di rendere finalmente la laurea in medicina laurea abilitante. È stata una decisione di emergenza, cosa che ci spiega che spesso in Italia per sbloccare le cose ci vuole un'emergenza, perché nella normalità le cose non si riescono a fare, cosa che ci deve far molto riflettere. Ma in una notte a Palazzo Chigi riuscì a far passare in un decreto di emergenza lo sblocco della laurea abilitante. Questo è stato molto importante, voi siete tra i primi che avete avuto il beneficio della laurea abilitante, perché come veniva ricordato prima dal segretario, questo significa risparmiare tempo rispetto all'accesso al mondo della professione, soprattutto in un momento in cui c'era e c'è grande bisogno di medici. Ma siete stati anche un po' gli apripista, perché questo ha consentito poi di mettere in campo una norma, una legge che è stata approvata da poco, che io ho proposto lo scorso anno, che rende abilitanti tutte le professioni di area medica, oltre ad altre professioni, e quindi anche gli odontoiatri e non solo. Questo perché lo ricordo? Perché noi dobbiamo sempre immaginare che i momenti di difficoltà sono anche grandi momenti di cambiamento. Quindi dalle difficoltà, dalle sofferenze nascono anche le opportunità. E io credo che in questo momento noi, oltre ad avere la responsabilità, dobbiamo avere anche la visione di guardare oltre e capire quello che noi dobbiamo fare per il futuro, perché il futuro siete voi i portatori del futuro della professione medica, ma non solo, anche di quello che è l'impatto della medicina sulla società. E quindi oggi noi, davanti a questo, penso che da un lato il tema della formazione è un tema estremamente importante, c'è un grande impegno da parte delle facoltà mediche della Napoletana, della Federico II e della Vanvitelli per fare in modo che la formazione sia sempre più una formazione che guardi a quelli che sono i cambiamenti, i cambiamenti legati al modello di sanità, i cambiamenti legati all'uso delle nuove tecnologie, i cambiamenti legati a quello che è anche l'ampliamento delle funzioni del medico. E da un altro lato noi abbiamo la necessità, e questo è il lavoro che dobbiamo portare avanti come istituzioni, ovviamente insieme alla Regione, ma insieme ovviamente agli ordini professionali, noi dobbiamo guardare sempre di più a un nuovo modello di sanità che è soprattutto quello che ci viene richiesto dalle esigenze del momento. Una sanità che è più vicina alle persone, soprattutto una sanità che è più vicina ai territori, una sanità di prossimità e che sia in grado non solo di
curare, ma anche di prevenire, e che guardi soprattutto nei territori più difficili, e Napoli è un territorio difficile, con tanti quartieri dove abbiamo problemi sociali, problemi di marginalità, problemi di difficoltà di accesso alle cure. Noi dobbiamo sempre più guardare a una sanità che è vicina alle persone, soprattutto a chi non è in grado di accedere alle cure, che mette insieme interventi sociali per i più deboli e più fragili, soprattutto interventi anche educativi, perché curarsi significa anche sapere, e quindi noi abbiamo la necessità di educare le persone alla salute. Quando guardiamo il caso dei Novax, dove dentro ci sono tante cose, però una cosa che sicuramente c'è è la non conoscenza, il non capire che dal curarsi, dall'utilizzare quelli che sono i ritrovati della scienza, si è in grado di salvare le persone. Quindi educare, prevenire, curare sono tre cose che stanno insieme. E perciò io vi auguro di essere protagonisti del futuro, di un futuro che sia un futuro di speranza, un futuro di nuovi diritti, un futuro di opportunità. Sicuramente come sindaco di questa città, insieme a tutte quelle che sono le espressioni del mondo medico della città, noi lavoreremo per fare in modo che il comune e l'area metropolitana sia sempre più vicina ai bisogni delle persone, alle necessità delle persone, soprattutto dei più fragili. Lo faremo ovviamente in perfetta intesa con la Regione, e lo faremo per dimostrare che a Napoli si può fare bene, anzi meglio che in altri posti. E vedendo voi sono sicuro che questo risultato lo otterremo tutti insieme. In bocca al lupo e buon lavoro.